La promozione turistica di San Marino quest'anno ha rilanciato gli aspetti che caratterizzano chiaramente la nostra Repubblica, quindi la storia, la cultura, l'arte, abbiamo delle iniziative importanti. Stiamo puntando molto sulla promozione di quelle che chiamiamo l'experience outdoor, quindi tutto quello che si può fare all'aria aperta, perché San Marino non è solo la più antica repubblica del mondo con i suoi 1700 anni di storia, ma è anche paesaggi, percorsi da fare in bicicletta, col trekking, pareti da scalare e poi abbiamo per esempio attività anche un po' particolari come il tiro con l'arco storico, quindi abbiamo delle associazioni che propongono delle attività anche proprio esclusive che troviamo solo qui. San Marino è tante cose, ha uno skyline forse unico nel suo genere, è ospitale, come vedete insomma siamo persone legate a terre emiliano-romagnole e marchigiane che quindi in qualche modo hanno tanto da offrire anche in termini di ospitalità. Noi non vogliamo fare altro che presentarvi la nostra Repubblica, i nostri prodotti, la nostra storia e la nostra cultura in maniera semplice, rigorosa, seria. E chi non è mai stato a San Marino si è perso qualcosa, quindi io invito tutti a venire in questo piccolo paese di 60 km quadrati, il più antico del mondo, e se uno nella vita almeno una volta non lo ha visto, lo ripeto, si è perso qualcosa. Quindi vi aspettiamo davvero con gioia nella Repubblica di San Marino.